Ciao a tutti e bentornati alla versione di Barley, il podcast che parla di grandi storie e grandi birre. Io sono Roberto e come sempre, prima di cominciare, vi ricordo di iscrivervi al canale, commentare, mettere mi piace. Aiutatemi a far arrivare questo canale a più persone possibili. Come dico sempre, siate curiosi e non fermatevi alla prima. Oggi parliamo di un film del 2023, il film che ha vinto il Festival di Venezia nel 2023, nel settembre del 2023. Film che tutto il mondo ha già visto da mesi, tranne noi in Italia che abbiamo dovuto aspettare il 25 gennaio 2024. E sinceramente ancora non me lo spiego. Il film di uno dei registi più liberi e creativi dell'era moderna, che con ogni sua opera ha sempre alzato un po' l'asticella, non solo da un punto di vista realizzativo, ma anche da un punto di vista di messa in scena dell'assurdo. E che con questo film in particolare, secondo me, ha trovato un interessante equilibrio tra le sue folli visioni, il suo grande amore per il cinema in senso di meccanica e matericità del cinema, e una lineare, ma non banale, struttura narrativa. Il titolo del film è Poor Things, scritto da Tony McNamara, adattamento dell'omonimo romanzo del 1992 di Alasdair Gray e diretto da Yorgos Lanthimos. Guardando Poor Things ho riflettuto sul fatto che la vita è un esperimento quotidiano. Ogni giorno, da quando nasce a quando muore, l'essere umano sperimenta cose, sperimenta emozioni, sperimenta cibi, odori, sperimenta l'amore, la cattiveria. Eppure abbiamo creato una rete di regole, omologazioni e divieti per arrestare questa sperimentazione. Di cosa abbiamo paura? Ragioniamoci insieme dopo la sigla. Camera! And motherfucking sound! Partiamo dal regista Yorgos Lanthimos. Classe 1973, nasce ad Atene, in Grecia. Studia regia presso la Stavrakos Film School, con sede nella stessa Atene. Poi inizia a girare spot pubblicitari, video musicali, spettacoli teatrali, cortometraggi, per poi esordire al cinema nel 2001 e in poco più di 10 anni diventare uno dei registi più acclamati al mondo. E dalla versione di Barley è tutto, buona visione, buona bevuta. A parte gli scherzi ragazzi, io inizio a soffrire tantissimo quando leggo queste biografie così lineari. Cioè uno la mattina si sveglia e non solo dice in greco, oh, da oggi voglio fare il cinema, ma dice lo voglio fare come voglio io, come dico io. Probabilmente in Grecia non c'è un sistema cinematografico produttivo gestito da politici, raccomandati e figli di Castellitto. O forse in Grecia non c'è nessun sistema produttivo, punto e basta. E Lanthimos è stato semplicemente libero di seguire la propria ispirazione e la propria creatività. Però cazzo che invidia. Sta di fatto che Yorgos esordisce nel 2001 con un film intitolato O Kaliteros Mou Philos, film che ho trovato intero su YouTube. Se siete curiosi vi metto il link in descrizione, che ho guardato in greco, non ci ho capito niente, però da un punto di vista visivo devo ammettere che è un'opera prima di grande personalità. Già si intravedono dei tratti che poi diventeranno distintivi nel cinema di Lanthimos, come il genere, cioè una black comedy, almeno credo di aver capito che sia una black comedy, le inquadrature quasi mai ad altezza attore, o più basse o più alte, e una predilezione per le scenografie belle piene. Nel 2005 esce Chinetta, film non riuscitissimo secondo me. Storia di un poliziotto in borghese che indaga su una serie di omicidi avvenuti a Chinetta, una città di villeggiatura in Grecia, con l'aiuto di un commesso di un negozio di fotografia e una cameriera, con i quali ricostruisce i delitti su cui sta indagando. E ricostruisce con una piccola videocamera digitale. Film lento, molto lento, davvero l'opposto del suo esordio. E le ricostruzioni di questi delitti sono fatti con una telecamera tremolante, veramente molto fastidiosa. Nel 2009 esce il film che cambia definitivamente la carriera di Yorgos Lanthimos, cioè Dogtooth. Storia di una coppia di genitori che cresce i 3 figli reclusi in casa, possono uscire solo in giardino che tra l'altro è circondato da mura altissime, plagiandoli, raccontando loro che fuori c'è un mondo pieno di pericoli e soprattutto di gatti assassini. Occhio ai gatti, ragazzi. Il film è bellissimo, è una visione super consigliata, la sceneggiatura è geniale, la messa in scena è fantastica e mi sento di dire che inizia da qui il viaggio nella mente creativa di Yorgos Lanthimos. Un mondo apparentemente reale e realistico, ma che non risponde mai a regole reali e realistiche. Una black comedy unica nel suo genere, visione consigliatissima,
Tra l'altro, Dogtooth nel 2011 è stato candidato all'Oscar come miglior film straniero, ma non vinse. Sempre nel 2011 esce Alps, bellissimo film che vince il premio alla miglior sceneggiatura al Festival di Cannes. Storia di un paramedico, un infermiere, una ginnasta e il suo allenatore che impersonano sotto compenso individui appena defunti per aiutare le loro famiglie ad elaborare e rimandare il lutto. Fino però a confondere la loro stessa identità con quella dei defunti che impersonano, mettendo in discussione i loro stessi ruoli nel quotidiano e i loro stessi rapporti interpersonali. Nel 2015 esce The Lobster, primo film in lingua inglese di Lanthimos e primo film con un cast internazionale. Protagonisti di The Lobster sono infatti Colin Farrell, Rachel Weisz, Olivia Colman, John C. Reilly e Lea Seydoux. La storia di The Lobster è fuori di testa. In un futuro distopico è vietato essere single. Se sei single, vieni ospitato in un albergo dove hai 45 giorni per trovare un compagno o una compagna con cui devi necessariamente avere una cosa in comune. Se non trovi nessuno, vieni trasformato in un animale a tua scelta. Esiste anche un gruppo di ribelli che rifiuta il doversi innamorare e accoppiare per forza, che vive nascosto nei boschi e cerca di sabotare questo albergo. Non vi dico altro perché è un film assolutamente da vedere. Nel 2017 Lanthimos scrive e dirige, secondo me, il suo film più hitchcockiano, cioè Il sacrificio del cervo bianco, con ancora Colin Farrell, Nicole Kidman e Barry Keoghan. Storia di un chirurgo i cui due figli sono vittima di una maledizione che li porterebbe ad una morte lenta e dolorosa, a meno che il loro stesso padre non sacrifichi uno dei figli per salvare l'altro. Se non lo avete visto, anche questo, visione più che consigliata. Nel 2018 Lanthimos dirige La Favorita su una sceneggiatura di Tony McNamara con un cast tutto al femminile che mette in scena un film davvero meraviglioso. Emma Stone, Rachel Weisz e Olivia Colman danno vita ad un film sul potere, su chi non ce l'ha e lo vuole a tutti i costi e su chi ce l'ha e quasi non sa che farsene. Un film dove Lanthimos affina le sue tecniche visive trasformandole in stile, in una firma personale e riconoscibile. Le scenografie ricche fino a strabordare fuori dall'inquadratura, i set poco illuminati, le lenti grandangolari, le inquadrature dal basso o dall'alto a sfidare le leggi dello spazio e della gravità. Perché in ogni suo film entriamo in un mondo che ha regole tutte sue. E arriviamo al 2023, anno in cui esce Poor Things. Poor Things, da un punto di vista tecnico, è il film sicuramente più ambizioso di Lanthimos. Certamente quello con il budget più alto. Siamo arrivati a 35 milioni di dollari. Il primo con effetti digitali e con scenografie decisamente maestose. La trama di Poor Things è relativamente semplice. In una Londra vittoriana e steampunk, uno scienziato pazzo interpretato da William Dafoe e ispirato al Frankenstein di Mary Shelley trova il cadavere di una donna incinta con il feto ancora vivo. Decide di usare quel corpo per un esperimento mai tentato prima, cioè trapiantare il cervello del feto nel cranio della madre defunta, riportarla in vita e rieducarla come si educherebbe un bambino. Nasce così Bella Baxter, magistralmente interpretata da Emma Stone, una donna adulta ma con il cervello di un neonato. Bella, seguita dal suo creatore che lei chiama God, cioè Dio, e dal suo assistente Max McCandles, interpretato da Rami Youssef, come fanno i bambini? Impara a camminare, impara a parlare, impara a mangiare. Tutto cambia quando l'immensa capacità di apprendere e la fame di scoperta del cervello da bambina di Bella incontra le necessità fisiche della donna adulta. Bella scopre il sesso e il mondo degli uomini e parte per un'avventura in giro per il mondo che ha come scopo principale quello di sperimentare il più possibile. Sperimentare sul suo corpo e con il suo corpo. Anche perché l'approccio scientifico alle cose è l'unico approccio che Bella conosce. È nata e cresciuta in un ambiente dove ogni istante della sua vita è stato un esperimento. Lei stessa è un esperimento e anche il suo creatore è stato un esperimento di quello che è stato suo padre, che ha letteralmente giocato con il suo corpo come un piccolo Frankenstein. Ma la sperimentazione di Bella è senza morale, senza freni, senza nessun giudizio su se stessa. Anche perché tecnicamente Bella non è un essere umano, ma frutto di un macabro esperimento. Bella però è costantemente esposta al giudizio degli altri. Al giudizio della cosiddetta società degli uomini, che cerca disperatamente di possederla proprio perché libera, ma che non regge tutta quella libertà perché l'uomo notoriamente è vittima della gelosia, del senso del possesso e del desiderio sessuale ma esclusivo. Tra questi uomini che incontra Bella nel suo viaggio, un Mark Ruffalo esageratamente bravo, anche se il suo personaggio secondo me raggiunge il picco troppo presto.
per poi diventare un po' ripetitivo e un po' macchietta di se stesso. Non voglio dirvi troppo sulla trama del film perché è un'opera tutta da scoprire, anzi, secondo me, meno sapete, meglio è. Poor Things è un viaggio nell'immaginazione più libera di Lanthimos. Esattamente come Bella, la sua protagonista, il regista se ne frega del giudizio della società, del pubblico, e fa un film libero dalle stesse regole del cinema stesso, fregandosene della drammaturgia in tre atti, cambiando formato delle lenti più volte nella stessa scena, passando dal bianco e nero al colore senza apparentemente un filo logico. Il film stesso è una creatura fatta di pezzi di altre cose, che messe insieme però diventano organiche, con un sapore e un odore ben preciso. Il personaggio di Bella è impegnato in una sperimentazione quotidiana, affronta tutto con la freddezza empirica dello scienziato. E questo fa impazzire il mondo dei normali attorno a lei, che invece, causa la morale e le sovrastrutture patriarcali e bigotte dettate dalla società in cui vivono, non sono liberi di sperimentare, ma devono omologarsi al decoro e al pensiero comune. E sono proprio queste le poor things, le povere creature a cui si riferisce il titolo. Le povere creature siamo noi che abbiamo tutti questi limiti e abbiamo perso la libertà di sperimentare. Da un punto di vista narrativo, secondo me il film ha qualche difetto, soprattutto nel terzo atto e nella risoluzione finale. Si tende a tornare su concetti già espressi in una ripetizione che secondo me non era necessaria. Il cast è meraviglioso, ma è da un punto di vista tecnico che questo film fa letteralmente volare. Fotografia, scenografia, costumi, è come attraversare una mostra d'arte che in 2 ore e mezza passa dal liberty al contemporaneo, dal pop al glamour, dal gotico alla fantascienza. Questo è il primo film di Lanthimos per il quale è stata scritta una vera e propria colonna sonora, dal musicista Jerskin Fendrix. E questo ha permesso al sound designer di creare una vera e propria musicalità anche per gli effetti sonori. Il tema principale di tutto il sound design, compresa la colonna sonora, è quello di dare vita a qualcosa che non dovrebbe essere vivo. Infatti strumenti a fiato come la tuba o l'oboe sono stati mischiati con voci umane e ad un ascolto attento della colonna sonora troverete mischiati agli strumenti musicali suoni come il battito del cuore o il rumore dell'acqua che scorre nel letto di un fiume o l'acqua che bolle o versi di animali come anatre, cani. Tutto questo per creare un Frankenstein musicale per farci immergere completamente nel mood del film. Poor Things è girato in pellicola 35 mm, cosa che fanno in pochissimi nell'era del digitale. Ma non solo, le scene in bianco e nero sono state girate in pellicola 35 mm in bianco e nero, dando a quelle scene una patina retro micidiale, mentre le scene a colori sono state girate con una pellicola Ektachrome. La pellicola Ektachrome è stata creata negli anni 40 ed è uscita ufficialmente di produzione nel 2012. Era una pellicola che esaltava sia la vivacità dei colori sia l'intensità dei neri. Nel 2018 la Kodak ha ripreso la produzione della Ektachrome ma solo nei formati 8, 16 e 35 mm, quindi praticamente solo per il cinema. Lanthimos e il direttore della fotografia Robbie Ryan hanno scelto di usare questo tipo di pellicola per intervenire il meno possibile con la color correction in post-produzione, realizzando on camera colori estremamente vivaci e contrasti con il nero altrettanto netti. Una parte del film è stata girata con una telecamera che sfrutta la tecnologia chiamata Vista Vision, una tecnologia nata negli anni 50 per sfruttare il negativo della pellicola in tutta la sua ampiezza. Ma solo il 30% di Poor Things è stato girato con questo tipo di telecamera, perché questa telecamera quando in funzione fa un rumore pazzesco e quindi era molto difficile girare con questo ronzio continuo sul set. Ci sono delle scene girate con una lente deformante talmente estrema che crea una cornice nera attorno all'immagine, come se lo spettatore stesse spiando il film da un buco della serratura. Ma le inquadrature che ho amato di più, oltre ai bellissimi panorami steampunk creati o in studio con delle miniature o in digitale in post-produzione, sono delle inquadrature per le quali sono state utilizzate delle lenti di proiettori del secolo scorso. Lenti che danno al fondale una patina simile a quella dei vetri smerigliati. Bellissimo. Poor Things di Yorgos Lanthimos è un film che vi consiglio? Beh, direi assolutamente sì, anche se potrebbe non piacere a tutti. Perché, come ho già detto prima, ha un terzo atto che è un po' sprofonda e una risoluzione forse troppo comica rispetto al tono del resto del film. Però, da un punto di vista filmico, siamo di fronte ad un film con la F maiuscola. Un film estremamente pratico, veramente fatto a mano.
un film dove la tecnica non ha soffocato la drammaturgia e la messa in scena, anzi, è tutto di una ricchezza che al cinema fa solo bene. Qui siamo di fronte al massimalismo cinematografico. Tra l'altro sono stato molto contento di averlo visto al cinema, in lingua originale, in una sala piena, attenta, silenziosa e divertita. Viva il cinema, e adesso abbiniamo a questo film una birra Frankenstein. Sì! Può fare! La birra è sperimentare, la birra è sperimentazione. Il birraio è un po' uno scienziato pazzo. Trasforma le cose, prende cereale, acqua, luppolo e crea una bevanda ogni volta diversa, con ricette diverse, con colori diversi, odori, sapori. Produrre birra, ma anche bere birra, vuol dire sperimentare. A volte questa sperimentazione esagera e potrebbe essere il caso di questa birra. Birra di un birrificio svedese abbastanza impronunciabile, Stigbergets. Wow, Stigbergets, ok? Che tra l'altro ha un nome che rimanda un po' al mondo del cinema, ovvero Midnight Special. I Midnight Special nei drive-in americani o nei cinema di provincia di una volta, sempre negli Stati Uniti, erano quei film un po' dell'orrore, un po' di fantascienza, un po' B-movie, che venivano proiettati proprio a mezzanotte per i super appassionati. In questo caso ci beviamo un Imperial Stout, quindi una birra scura di alta gradazione alcolica, 13 gradi, aiuto, con aggiunta di nocciole e cioccolato. Altro che Frankenstein. La birra nel bicchiere si presenta benissimo, con un marrone scuro intenso, assolutamente impenetrabile. Anche la schiuma è più scura di come dovrebbe essere, questa cosa mi terrorizza tantissimo. Al naso si avverte la punta dolce del cioccolato, già si avverte una nota alcolica abbastanza importante. Wow! Allora, non è proprio il mio genere. Cioè, io amo le birre scure, ma qui c'è la nocciola che gli dà una dolcezza pazzesca. È una birra dolcissima, è come mangiare un muffin al cioccolato zuccheratissimo. Le birre Frankenstein possono piacere come possono non piacere. Questo è un esperimento divertente. Per chi ama il genere delle birre molto dolci, sicuramente riuscito. Quindi Poor Things di Yorgos Lanthimos lo trovate al cinema e lo troverete ancora al cinema per un po', perché è stato candidato a 11 Oscar, se non sbaglio. Quindi questo è un film che farà una grande strada. Abbinato a questa Midnight Special di Stigbergets, wow, birrificio svedese che ha creato questa birra con cioccolato, nocciole, malti super tostati, 13 gradi alcolici. Birra che non mi ha fatto impazzire, ma se vi piacciono le birre molto dolci ve la posso anche consigliare. E dalla versione di Barley è tutto. Buona visione, buona bevuta e non fermatevi alla prima.